Sì, grazie Eccellenza, solo qualche breve considerazione perché credo che per esprimere l'apprezzamento al segretario e al gruppo di lavoro che ha portato avanti questa proposta di revisione di questa normativa che è datata, risale al 1997 con qualche piccolo accorgimento adottato in stralci successivi. Però credo che sia un dovere e un obbligo appunto anche trattare questa materia, perché come ha ricordato anche il segretario nella sua relazione, dopo le raccomandazioni del 2013 da parte del CPT, l'organismo del Consiglio d'Europa, che tratta appunto questa materia, già successivamente a quel rapporto la segreteria alla giustizia che a quell'epoca stavo appunto svolgendo la mia attività sia all'interno che alla giustizia, avevamo istituito un primo gruppo di lavoro che ha presentato una proposta completa e esaustiva di cui buona parte del lavoro è quello che oggi viene anche recepito in questo progetto di legge e che è andato in prima lettura. E quindi bene ha fatto il segretario Ugolini a istituire un gruppo ulteriore nel 2021 che potesse in qualche modo così fare un approfondimento ulteriore su questa materia e che potesse appunto portare compimento e recepimento di quelle che erano le varie raccomandazioni della Commissione, la CPT, e che da una parte ovviamente è un dovere, un obbligo, perché il fatto di poter trattare la materia della detenzione, no? E quindi trovare gli strumenti più opportuni che possano in qualche modo avviare un percorso di riabilitazione da parte di coloro che hanno commesso delle illegalità, dei reati e che quindi hanno delle pene detentive, e vedere come possono scontare nel modo più opportuno queste pene, ma anche prevedere la possibilità di poterla un domani essere reinseriti nella società civile. E credo che molte di queste raccomandazioni, di questi diritti e di questi aspetti che sono stati inseriti e contenuti nel progetto di legge vanno proprio in questa direzione, anche se poi ovviamente alcune di queste forse non troveranno pieno compimento fino a quando non sarà ultimato e realizzato i lavori di ristrutturazione del carcere, perché appunto alcuni spazi e alcune tipologie dell'attuale nostra struttura carceraria ha dei limiti, e quindi credo che giustamente anche il segretario al territorio che si sta occupando di questa ristrutturazione possa in qualche modo dare compimento a questi lavori, a questi interventi, per poter garantire questi diritti e queste raccomandazioni che sono state recepite da questo provvedimento di legge. Poi non entro nel merito del progetto di legge, perché poi in fase di discussione dell'articolato eventualmente possiamo anche fare ulteriori riflessioni e considerazioni, ma soltanto integro soltanto e concludo con complimenti al segretario e al la struttura di coloro che hanno lavorato a questo progetto di legge per dare attuazione anche a questo tema, che forse non è di interesse di molti, ma che però è giusto che venga tenuto in considerazione e venga realizzato e portato avanti nei diritti di tutti i cittadini, di tutti gli utenti che possono eventualmente dover usufruire di quella struttura. Grazie.